Il nostro esserci sempre, che ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica, trova la sua ragione solo se declinato tra i cittadini, nelle piazze delle nostre città. La Polizia di Stato, anche ad Arezzo, ha deciso di festeggiare i 170 anni dalla fondazione nel cuore della città, in Piazza Grande. Oggi eravamo in tutti e 36 comuni e quindi in mezzo alla gente, tra la gente, abbiamo festeggiato come meglio vogliamo fare il nostro compleanno. Una data simbolo prossima alla vigilia dell'addio al capo della questura di Arezzo, Dario Sallustio, che lascia la città dopo meno di 2 anni di attività alla Volta di Lucca, cedendo il posto al primo questore donna, Maria Luisa Di Lorenzo, attuale questore di Rieti. Il velo di malinconia, devo dire, ha caratterizzato un po' tutta l'organizzazione e poi la giornata di oggi. Ma oggi è giorno di festa e dobbiamo festeggiare. È stato dunque un giorno di festa, ma anche una giornata per tirare le somme sull'anno. Alla sala operativa nel 2021 sono arrivate ben 12.131 chiamate e sono stati effettuati 4.310 interventi, 94 le persone arrestate, 1.104 quelle denunciate, segnalate poi 55 come assuntori di droga. Sono stati sequestrati in totale 500 kg di sostanza stupefacente di vario tipo e 10 kg di tabacchi di contrabbando. Bilancio importante, ma che è caratterizzato anche da tante altre attività forse meno evidenti, che sono le attività che abbiamo portato avanti nell'essere vicini alla gente, in un momento comunque di grande difficoltà. Non dimentichiamo che anche quest'anno siamo stati molto vincolati dalla presenza della pandemia, e in questo la Polizia di Stato, gli operatori della Polizia di Stato hanno fatto il loro, consigliando, dando una parola di conforto, essendo vicini alla gente. Abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre capacità anche empatiche di essere vicino alle persone più in difficoltà. Insomma, esserci sempre, come recita il popolare ASAC della Polizia di Stato. La gente ha bisogno, al di là della sicurezza reale, che sicuramente migliora in Italia, questi sono, ce lo dicono i dati oggettivi, ma è forse necessario che la gente percepisca anche questa sicurezza, e quindi noi dobbiamo essere attenti a questo bisogno delle persone. Dobbiamo cercare di essere più presenti, ancora più presenti, attraverso le nostre divise, attraverso le nostre volanti, ma anche attraverso la nostra presenza nelle scuole, nei comitati di quartiere, in tutti quei consessi dove comunque si sviluppa una società, e quindi questo credo che sia molto importante.